Cari amici, bentrovati, buona domenica a tutti voi. Siamo ancora a Cesarea di Filippo, dove ci ha condotto Gesù domenica scorsa e dove Gesù aveva messo in atto un sondaggio riguardante se stesso e di cui proprio il Vangelo domenica scorsa ci ha dato relazione. Sappiamo quale fu la risposta di Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E anche quest'oggi è ancora Pietro che interviene, quasi a mitigare la convinzione espressa in precedenza, con la pretesa di indicare a Gesù quello che è politicamente corretto. Per questo Gesù pone un insegnamento determinante e inappellabile per tutti. Gesù ha un progetto di vita che non trova negli apostoli partecipazione convinta. Eppure sembravano pronti e disponibili per la sua causa, per la causa del Vangelo. Si può seguire Gesù per svariati motivi, ma si segue veramente Gesù perché il nostro programma di vita è il suo programma di vita. Si è di Gesù se ci si mette in cammino con Lui verso la croce, si è di Gesù se si diventa compagni della sua croce, si è di Gesù se si condivide la sua croce. Ascoltiamo questa mirabile pagina del Vangelo, che è una proposta decisiva che Gesù fa ai suoi apostoli. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo le sue azioni». Pietro si mette a ragionare da politico, per attutire l'impatto, per cercare un compromesso, per alleggerire i toni, per non urtare le sensibilità, per prendere tempo. Poi si vedrà, per non essere troppo tranchant, per capire le reazioni, e si potrebbe continuare. Gesù non sceglie mai ragioni politiche. Gesù possiede unicamente il volere del Padre suo. Pietro, che ha inquadrato Gesù nella sua logica di successo, fa fatica a condividere la prospettiva di Gesù, che segue invece il volere del Padre. Già, quel non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini diventa
una denuncia chiara della distanza che a volte lo stesso nostro pensare, progettare, desiderare e volere determina nel rapporto con Dio. Siamo tutti credenti purché Dio la pensi come noi. Siamo tutti credenti, ma certe cose non ci vanno mica bene. Siamo tutti credenti, ma dobbiamo decidere noi. Il pensiero degli uomini è inevitabilmente partitico perché è preoccupato delle proprie idee. Il pensiero di Dio è un pensiero universale perché propone la strada dell'unico bene realizzante la vita dell'uomo. Gesù ha un progetto di vita che non coincide con le visioni del Satana e nello stesso tempo non lascia spazio ad alibi e tentennamenti. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Gesù ci dice che se vogliamo seguire Lui, se abbiamo scelto Lui, se vogliamo giocare la vita con Lui, dobbiamo rinnegare noi stessi. Si tratta di un cammino mai compiuto, di una meta mai raggiunta, di un impegno mai portato a termine. Se vi ricordate, un mese fa ci stavamo preparando a vivere la Giornata Mondiale dei Giovani a Lisbona, in quel mirabile incontro dei giovani con il Papa. Mi colpì in un servizio televisivo il fatto che San Francesco, dopo che nel periodo della sua conversione, siamo negli anni 1206, 1207, 1208, dopo il periodo della sua conversione, aveva servito, curato i lebbrosi e dopo che aveva addirittura abbracciato e baciato un lebbroso, ricevute le stigmate alla Verna, siamo nel 1224, sarebbe morto di lì a 2 anni circa, manifesta ancora la sua umana paura verso i lebbrosi. Ecco che non abbiamo mai finito di rinnegare noi stessi. È una questione sempre aperta. Non possiamo tralasciare l'invito di Gesù a portare la nostra croce. Quelle fatiche e quelle difficoltà che non vorremmo nel nostro quotidiano, quello che segna le vicissitudini della nostra vita, gli imprevisti, e che non fa parte dei nostri progetti, gli impedimenti. La croce la si porta dietro a Gesù non per un'affermazione di noi stessi. Quello che il Signore vuole farci capire è che nella sequela di Lui dobbiamo avere presente Lui, dobbiamo possedere la sua progettualità, dobbiamo lasciarci plasmare dai suoi criteri. Ecco perché dobbiamo rinnegare noi stessi. Perché nei nostri criteri, nella nostra progettualità, si infiltra inevitabilmente il Satana. Quello che è certo è che nulla può essere secondo il nostro personale sentire, ma tutto deve giocarsi nel suo sentire, nel suo volere, nel suo amare. È il grande invito di Paolo al capitolo secondo della lettera ai Filippesi. Abbiate in voi gli stessi sentimenti del Signore Gesù.
il quale, pur essendo di natura divina, ha umiliato se stesso, ha spogliato se stesso, si è fatto uomo, è morto sulla croce. Solo così si salva l'anima, solo così si salva la vita. San Francesco d'Assisi, che ho già citato in questa riflessione, si rivolge a Frate Leone con queste parole: fra tutte le grazie dello Spirito Santo e i doni che Dio concede ai Suoi fedeli, c'è quella di superarsi proprio per l'amore di Dio, per subire ingiustizie, disagi e dolori. Allora non sono importanti le ingiustizie, i disagi e i dolori, è importante il superarsi per amore di Dio, per amore di Gesù. Allora capite che non si tratta di essere superuomini, si tratta semplicemente di essere uomini e donne con il cuore di Dio. Buon cammino, cari amici, a presto.